2023 continua, siamo nel Salone Internazionale del Caffè tra il padiglione 14, 18, 22, 24 e uno degli stand più frequentati oggi è stato quello di Faber, macchine da caffè, il brand ormai conosciutissimo dell'officina Faber Italia. Fabio Teti è qui con me, l'amministratore dell'azienda, è un gran piacere rivederti ai microfoni di Oreca TV. Ciao Fabio, rock and roll, piacere mio, come sempre. Ci vediamo all'ultimo giorno, sempre ovviamente nella fase più carica, quindi un piacere mio. E allora andiamo immediatamente a parlare delle tante novità che avete presentato nel corso di questa 5 giorni milanese dedicata all'Oreca. Partiamo dalle quattro novità che abbiamo presentato quest'anno, in effetti sono un ampliamento della nostra gamma, due di nostre colorazioni design e collaborazioni che facciamo, cioè tipo per esempio la linea Rock and Color, che è un progetto che presentiamo comunque ogni due anni, ampliando la gamma dei pattern e delle collaborazioni che facciamo con i nostri design. Sono sempre edizioni limitate che noi dedichiamo un po' al mondo del, per l'appunto, del design. Questa è diciamo una linea sul quale mi piace molto dedicare veramente ai posti in cui sono più funky, hanno bisogno del brio, dei pattern, del design. E oltre a questa, chiaramente parlando sempre di pattern, abbiamo inserito nella gamma anche una collaborazione con Mattel per un personaggio iconico che rappresenta, poi amplia la nostra gamma delle icone dopo Diabolik. Abbiamo inserito anche il progetto di Barbie. Progetto durato molto a lungo perché ovviamente c'è stato un lavoro di scelta delle giuste grafiche da poter proporre in un packaging ovviamente anche in maniera anche molto, molto furbo, nel senso con l'inserimento di un toys ed è il progetto graficamente di collection che presentiamo quest'anno. Altre due novità invece sono più tecniche, per esempio abbiamo perfezionato e credo che abbiamo reso un prodotto high performance, super performante della gamma Magenta, inserito caratteristiche tecniche che abbiamo appreso ovviamente nell'anno 2023 su come potevamo migliorare questo prodotto e renderlo performante al punto da poter essere letteralmente quasi in paragone con un super professional da bar. La gamma Agenta, il prodotto Agenta, in quest'anno invece abbiamo eliminato tutte quelle che sono le pompe a vibrazione che possono essere poco performanti per un settore così demanding come quello del professional. Abbiamo inserito un'unica pompa rotativa che alimenta una caldaia più grande con tutto ovviamente una serie di raccordi interni fatti solo in un acciaio e ottone. Questa caldaia alimenta sia i due gruppi che chiaramente lancia vapore e acqua calda, oppure la possibilità di avere due lance vapore per latte di soia, un regolatore di temperatura sulla caldaia e nella nuova versione saranno anche regolabili i gruppi con i termostati, che è molto interessante per chi usa specialty, per chi usa miscele pregiate. Oltre a questo abbiamo anche possibilità di regolare la pressione che arriva praticamente alla pompa, questo è il full che completa appieno praticamente quella che è l'esigenza di chi ha bisogno di alte performance per il proprio caffè, per l'estrazione del proprio caffè. Ovviamente oltre a questo abbiamo inserito la modalità eco per risparmio energetico. Abbiamo inserito l'allaccio direttamente alla rete idrica che con uno switch però ti dà la possibilità di utilizzare sia la tanica che la rete idrica, che l'allaccio alla rete idrica. E spero di non dimenticarmi niente perché queste sono tutte le modifiche che abbiamo fatto su un prodotto che era già nuovo di per sé, con l'intenzione di dire che questo può essere migliorato ovviamente di volta in volta in base poi a tutto quello che la tecnologia ci darà nei prossimi mesi. Un gruppo, due gruppi, tre gruppi, quattro gruppi fino a che praticamente possiamo renderla super performante. La seconda novità tecnica invece l'abbiamo applicata sulla gamma Pro. Abbiamo presentato il prodotto Pro Diva, nella versione Diva.
e abbiamo eliminato tutto quello che sono gli oggetti plastici, abbiamo eliminato tutto quello, quindi sia la tanica che il, diciamo, la vasca. Abbiamo creato un sistema, perfezionato il nostro sistema di chiusura, perché negli anni abbiamo riscontrato che magari la leva laterale per il customer che non ha molta pazienza con questo tipo di meccanismo tendeva a inclinare il blocco a lungo andare, praticamente la macchina non performava più, quindi dovevamo rimettere a posto. Adesso abbiamo un unico sistema centrale. Abbiamo ridisegnato il nostro sistema di alert per riscaldamento, cioè per la macchina in temperatura, pardon, e abbiamo disegnato una sorta di semaforo che ti avvisa in tre step quando la macchina è pronta e ti dà un alert quando sta fuori temperatura e quando l'acqua sta per terminare. E cos'altro abbiamo inserito? Abbiamo eliminato anche quel cavo che andava già legato alla macchina. Adesso abbiamo un cavo a connettore, per renderlo più comodo da portare. E penso che queste sono le quattro novità che siamo riusciti a portare in fiera, perché avevamo una data, questa era la data, siamo riusciti a portare questa. E infatti negli ultimi 12-18 mesi, tutte le volte che ci siamo sentiti quando eri in Italia, perché ricordiamo che tu giri davvero in tutta Europa, in tutto il mondo, per espandere il brand Ofi Faber Italia, perché le vostre macchine iniziano a vedersi davvero in tanti paesi del mondo. Sì, quest'anno ho viaggiato molto fuori da Caserta, fuori dalla nostra sede, che nonostante resta lì la nostra produzione e gli uffici di marketing. Io ho avviato anche altri due uffici tra Svizzera e Germania, dove stiamo espandendo il nostro mercato del nord Europa tramite i canali Svizzera e Germania, chiaramente. E io mi sono anche spostato proprio a Berlino per seguire un po' più il mercato. Ovviamente una settimana al mese sono lì in produzione, perché il mio team quest'anno è stato più che fondamentale, perché non essendo io presente costantemente nella parte produttiva, mi sono affidato al mio CEO, che è anche mio socio Giampaolo, che ha fatto un lavoro straordinario per far sì che questo potesse accadere, il nostro direttore artistico che ha realizzato quelle collezioni che ho presentato prima, ma tutto il team, parte amministrativa, cioè avevo bisogno di loro. E ci stiamo espandendo nella parte nord Europa con i prodotti finalmente di fascia medio-alta che viene riconosciuto. Quindi ecco perché la propensione un po' a dare un prodotto, di migliorare sempre la qualità e ovviamente la parte tecnica. Abbiamo aperto mercati come quello del Venezuela, Sud America, l'Est Europa si è consolidato e il mio obiettivo è tornare anche nella mia amata Corea del Sud, e vorrei essere presente in un mercato asiatico dove c'è molta richiesta del nostro prodotto. Io che stavo per dirti, ci racconti, prima di farti la prima domanda, ci racconti cosa è successo in casa Faber negli ultimi 12-18 mesi? Tanta roba, direi. Sì, assolutamente, tanta roba, partendo dall'ampliamento e il ringiovanimento di alcuni processi sia produttivi che logistici, lo snellimento di quello che sono tante delle nostre modalità di operative, e finalmente la creazione, cioè la finalizzazione del nostro sistema gestionale logistico B2B e la nostra piattaforma web, che è stato un lavoro lunghissimo di 2 anni di continue upgrade, di continui aggiornamenti del nostro. In questo momento abbiamo un team di IT interno, quindi io lavoro con dei nerd completamente vicino a me, mano a mano, che mi hanno sviluppato un sistema per il quale adesso magari il lavoro di 3 persone può essere snellito molto dai nostri software, e concentrarci di più su quello che è il customer care. E, oltre a questo, abbiamo ampliato quella che è la nostra prima linea robotica, quindi adesso prima era un 20% del nostro assemblaggio del gruppo fatto dalla linea robotica, siamo passati al 60% di uno, quindi snellire anche quelli che sono i processi produttivi, dare una mano ovviamente ai nostri operatori,
per l'assemblaggio robotico del gruppo. Credo che dall'ultima intervista non abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto quest'anno, cioè abbiamo internamente anche adesso il 90% della produzione dei componenti. Ci affidavamo ovviamente a dei partner terzi, adesso tramite tornitura, fresatura e tutto quello che sono i lavori metalmeccanici produciamo anche i componenti della nostra macchina, quindi è tutto un in-house. Senza contare l'avvento della nuova testimonial. Maria Grazia Cucinotta, lei è la nostra madrina. Non è neanche più la nostra testimonial, ormai ci vuole bene, cioè siamo in rapporti di amore, porta avanti con cuore, diciamo, la nostra testimonianza e ci vogliamo bene. E allora grazie Fabio, nel frattempo dunque forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica per poter scrivere a Faberi Italia, potervi contattare, chiedere informazioni commerciali e chissà magari diventare vostri clienti. Chiaro, ad info@fabercoffeemachines.com ci potete scrivere sicuramente. Miglior cosa è registrarsi sul nostro portale B2B, allo stesso sito fabercoffeemachines.com nella sezione B2B e registrarsi direttamente dal portale. In quel modo potremo avere già tutti i dati e essere in contatto molto più vicino con i nostri clienti. Questo ci dà una mano proprio a gestire meglio i nostri rapporti con i clienti. Fabio, grazie per la collaborazione, io lascio, aspetta, fatti un po' più in là, leggermente, apriamo, ecco qui abbiamo aperto questo varco per mostrarvi quelle che noi stavamo in qualche modo celando per farvi vedere le macchine a marchio Barbie, quelle realizzate in collaborazione con la Mattel. Grazie per la collaborazione. Grazie alla Mattel, grazie a te per il tempo che mi hai dedicato e grazie a chi ci sta guardando in questo momento per essere arrivato fino a qui alla fine del video e grazie per registrarti sul nostro B2B.